Allora, brezel. Qualcuno dirà, se lo sa, che insomma, non è che sono proprio di montagna i brezel. Effettivamente sono bavaresi. Però, considerando che confiniamo e siamo stati influenzati, si trovano nei panifici e insomma, li abbiamo un pochino acquisiti. Quindi io ve li faccio. Hanno questo rivestimento esterno, questa pellicola che si forma grazie al metodo di cottura che viene fatto, che poi vi faccio vedere com'è esattamente. Comunque non è complicato. E si forma questa pellicola che proprio ha anche un suo sapore e regala proprio l'iconicità del brezel. Abbiamo qua tutti gli ingredienti, sono anche pochi. Ciotola, metto la farina. Ne abbiamo di due qualità, altrimenti potreste usare anche della semplice farina zero, eh. Però se potete io farei Manitoba e poi mi piace anche usare la semi-integrale, la farina di tipo 1. Mescoliamo, ci vado a mettere il lievito di birra. Anzi, sono più pratico far così. Mescoliamo meglio. Aspettate che questo è sale, zucchero. Mi raccomando, non confondetevi perché altrimenti bruciate il lievito e non avete la garanzia che lavori. Io adoro usare le mani che sciolgono molto meglio il lievito rispetto all'acciaio. E sapete che nei lievitati sarebbe meglio usarlo il meno possibile l'acciaio, soprattutto quando lavorate il lievito direttamente. La farina l'abbiamo mescolata, sì, quindi versiamo l'acqua e cominciamo a impastare. Adesso io dovrò appoggiare la videocamera se non voglio fare un disastro. Aspettate che metto il burro nel microonde perché mi serve un po' morbido. Il burro deve essere a pomata, si dice, proprio spalmabile. Forse un goccinino di acqua. Va, un goccino, perché dipende anche dalla farina. Lo sapete, no? Che le farine sono abbastanza sensibili all'ambiente, all'umidità. Poi adesso col burro naturalmente si idraterà ancora un po'. Cominciamo già a mettere. Lo metto in 2-3 step. Se volete potete fare questo impasto anche con la planetaria, però a mano lo si fa facilmente. L'importante è che il vostro impasto sia liscio perché così anche i vostri brezel saranno lisci, no? E lucidi. Ok, io direi che siamo arrivati ad un buon livello di lisciaggine, quindi lo possiamo, poi tanto si rilassa e quindi diventerà ancora più liscio. Lo mettiamo in una ciotola, facciamo lievitare per 30 minuti, temperatura ambiente. Impasto prontissimo, un po' lievitato. Allora, non credo mi serva farina, però la tengo qua per sicurezza. Vedete com'è bello? Si è già rilassato un po'. Allora, adesso devo tagliarlo in pezzi di circa 5 100 grammi l'uno, quindi la bilancia dove l'ho messa? Ecco, con queste dosi usciranno 5 brezel. Dobbiamo formare adesso dei filoncini. Allora, dovranno essere un pochino più spessi nella parte centrale, invece nella parte finale un pochino più sottili. Ci siamo?
siamo quasi, eh? Adesso vi faccio vedere come si fanno a fare. La corda sarà tipo un metro, in lunghezza. Non ho qua il metro a proposito, però. Te vi faccio vedere cosa vedo io davanti, ok? Un po' un casino far così, però almeno forse è chiara la cosa. Allora, corda abbastanza lunga e stretta, perché il brezel poi lievitando deve avere a disposizione tanto spazio per poter un attimino gonfiarsi, perché se è troppo compatto poi i buchi che vedete poi ovviamente verranno occlusi dall'impasto. Allora, così la corda cerca di annodarsi, però non ce l'ha, non vuole farlo, vuole arrotolarsi, quindi vi facciamo fare un piccolo gioco, spero sia chiaro, spero che possiate vedere bene. E poi cosa succede? Queste due corde vanno, cioè si vanno al di sotto, giriamo così, e adesso magari non viene bellissimo così perché è più bello quando è lievitato, però ecco qua, questo è il brezel. Abbastanza chiaro, no? Facile, bello, scenografico. Lo facciamo lievitare su un foglio di carta forno. L'abbiamo messo sotto una teglia. Ok. Spennelliamo con un goccino di acqua per evitare sempre che si secchi la superficie. Adesso li facciamo lievitare per mezz'ora a temperatura ambiente e poi li trasferiamo in frigo per un'oretta, poi abbiamo finito. Mentre loro stanno in frigo, stanno finendo di lievitare, ci organizziamo con la cottura, che è un'altra fase che contraddistingue proprio i brezel. Li dobbiamo bollire per 30-40 secondi assieme a del bicarbonato e a un pizzico di sale. Il bicarbonato sarà necessario per dare ai brezel proprio la tipica superficie lucida e con quel particolare sapore che molti di noi conoscono, e se non lo conoscete dovete farli ancora di più. Eccoli qua. Perfettissimi. Belli, ancora aperti. Adoro. Sono proprio belli questi qua. Di per sé il brezel farebbe molta fatica a staccarsi dalla carta e rischiamo che si sgonfi. Guardate cosa succede adesso se la tuffo direttamente nell'acqua. Calcoliamo 40 secondi al massimo e non di più, perché altrimenti cucina proprio. Questa intanto la prendo e me la metto di nuovo sulla carta sulla teglia. Adesso se avessi una lametta da barba sarebbe ancora meglio. Tagliamo qua. Ci mettiamo il sale e andiamo in forno 220 gradi per 20 minuti. Forno statico. Wow, sono belli, eh?